Alla Morlacchi di Perugia arriva Massimo Ghini da venerdì 25 a domenica 27 novembre con un'ora di tranquillità, testo dalla travolgente comicità di Florian Zeller, uno dei più apprezzati drammaturghi francesi contemporanei. A grande richiesta domenica 27 novembre, oltre alla consueta recita delle 17, è stata aggiunta anche una replica alle 21. Una commedia moderna, brillante e divertente, grazie al meccanismo del vaudeville, giocato tra equivoci e battute esilaranti. È una macchina drammaturgicamente perfetta, un grandissimo successo teatrale in Francia, dove è stata definita una spassosa, intelligente e geniale operazione da non perdere. Il meccanismo della comicità presente nel testo consente di non dover ricorrere a imponenti adattamenti, anzi è proprio nel meccanismo utilizzato nella scrittura che si poggia la forza di questa commedia brillante. I personaggi hanno ciascuno un ruolo fondamentale nella vicenda, come se fossero loro stessi gli ingranaggi che mettono in moto la macchina della risata già dalle prime battute. Il personaggio centrale è un uomo che cerca disperatamente un momento di solitudine e serenità, è riuscito a rintracciare e acquistare un vecchio disco in vinile da un rigattiere, ma mentre cerca di trovare il modo per dedicarsi a questo cimelio, tutta una serie di eventi e personaggi lo interrompono, a cominciare dalla moglie che gli deve parlare di cose importanti del loro rapporto, al vicino di casa che aumenta disastri nella sua abitazione a causa dei lavori che sta facendo nel bagno e che con questa scusa irrompe nell'abitazione del vicino proprio mentre sta cercando di ascoltare il suo disco, a un improbabile idraulico che invece di riparare i guasti provoca ulteriori disastri e, come se non bastasse, a questi si aggiungono altri amici, amanti e figli che irrompono sulla scena inconsapevoli di rendere impossibile al povero protagonista di godersi solo un'ora di tranquillità. Senza poterli minimamente prevedere verranno alla luce vecchi amori, tradimenti e bugie. Tempo di pace è praticamente un sogno irraggiungibile fino al momento in cui tutto si ferma e il disco viene finalmente preso per essere ascoltato. L'abilità di Florian Zeller non è solo nella scrittura brillante, ma anche l'arte di gestire l'imprevisto, continuo gli improvvisi incidenti, in un vortice in cui le collisioni sono inevitabili, con un gusto che amplifica il divertimento.